Secondo spazio del bianco e rosso TV Sport con Enzo Tambora, ci siamo lasciati con la domanda di Guido Angelozzi, dove giocheremo? Io dico al San Nicola, cioè in questo momento probabilmente non si può arrivare ad una definizione del dove giocheremo. Il comune ha detto che aspettando i tempi della burocrazia, che sono lunghi per ogni cosa e che saranno lunghi anche per Sì. questi, si può continuare le condizioni, mi sembra di aver capito che questa è la situazione, Sì, è questo, degli proprio scorsiani, questo. quindi il Bari che tiene alla manutenzione ordinaria. Ordinario. E il comune che invece si occupa della manutenzione Bisogna straordinaria. capire però se il Bari vorrà proseguire su questa scia o prenderà comunque decisioni forti, però Vabbè, se vogliono farsi questo guerra, Matarrese e il sindaco facciano guerra. L'importante è che lo sappiamo che è una guerra fra di loro, perché poi alla fine è inutile qui stare a dire questo, quell'altro. Il Bari all'inizio, se Emiliano all'inizio dell'estate non avesse prospettato la possibilità di far pagare al Bari anche la manutenzione. Un canone oltre alla un manutenzione canone, ordinaria, sì. tutto questo non si sarebbe verificato. Aggiungendo poi quella straordinaria nell'ultima lettera comunque inviata al Bari, Aggiungendo eh. una straordinaria. Quindi l'importante è che lo sappiamo, che il Bari è al centro di questa. Non facciamo gli ipocriti, perché questa è la realtà. Il Bari è al centro di una battaglia politica, come dire, di dispetti che si fanno da una parte e dall'altra. Però l'importante è saperlo, avere le idee chiare. Accade questo, noi come dire, ne prendiamo Prendiamo atto. atto, sì. Per intanto ora ci sono Allora, non è anche due. giusto che la gente Sì. No, poi debba spostarsi ad Andria con due stadi o come ho infatti. letto da qualche parte, addirittura a Loco Rotondo, cioè voglio dire, è veramente Non da esistono, no. spernacchiarli a Non vita, esistono. insomma. È vero. Chi provoca una situazione di questo tipo, a mio avviso, va spernacchiato a vita, perché non esiste una cosa del genere. Faremmo ridere il mondo. Per me è da scandalo nazionale se una città con due stadi, uno da Vero. 25.000 posti, l'altro con 58.000 posti, va a giocare ad Andria. La Veramente Loco faccio, Rotondo, no? a quel punto È andrebbero follia. fatte profonde riflessioni su quella che è Bari. È vero. Abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? Pronto? Buongiorno, Eccoci. Giulio da Modugno. Ciao Giulio. Ciao Giulio. Ciao. Ieri sera ho comprato i biglietti da Bagarini perché i Addirittura. botteghini erano già chiusi alle 8 meno un quarto. Ma quali dici, i botteghini vicino allo stadio? Sì. E quelli devono essere chiusi per Sì, legge. è vero. Le normative bisogna conoscere, purtroppo un'ora prima della partita è chiaro che non si può fare il biglietto, si può, No, puoi fare il non biglietto sapevo. nelle Sì, rivendite, lo so, diciamo, non sapevo, cittadine, ma però non. con me c'erano altri tifosi. Lo so, hai ragione, hai ragione. Mi Vabbè, dispiace, ti per il dico le Bari cose va come bene stanno, così. mi Sì, dispiace, c'è una lo so. legge ben Per il precisa. Bari va bene così, grazie. Ciao, Grazie per ciao, ciao. il tuo intervento. Lorenzo, facciamo così, andiamo ad ascoltare anche Peraltro mi ha le. segnalato un Sì. mio amico Francesco, che è peraltro un rappresentante del CONI Puglia, che ieri ci sono stati grossi problemi agli ingressi in certi casi. Io credo che su questo si debba. Probabilmente lo stesso Bari forse è rimasto un Eh po' sì, spiazzato, spiazzato da questa è improvvisa bastata, ondata sì, è vero. di pubblico in certi casi, poi magari ne discuteremo, però in certi casi si resta un po' ad aspettare. All'esterno dello stadio a lungo si entra a partita iniziata. Vabbè, su questo evidentemente, ripeto, probabilmente il Bari non si aspettava neppure una Eh sì, un'affluenza così sì, massiccia, differenza. sì, è vero. 10 volte i tifosi che sono stati presenti all'ultima gara in casa. Allora, andiamo ad ascoltare anche le parole di Alberti proprio al termine del successo contro il Palermo. Sembra perfetta perché comunque è venuta una vittoria, è la terza consecutiva. Contro una grande di questo campionato e davanti a 10.000 persone, quindi oggi la più grande sorpresa è stata questa, vedere tanta gente allo stadio e quindi questo affetto l'abbiamo sentito e credo che i ragazzi oggi l'abbiano ricambiato in maniera perfetta perché hanno messo in campo un grandissimo orgoglio, una buonissima organizzazione e sembravamo una squadra oggi di veterani, non di ragazzi, quindi questo ci fa enormemente piacere. Però dobbiamo sempre tenere i piedi a terra, continuare a lavorare, perché sappiamo che è un campionato difficile, ogni partita nasconde mille insidie. Quindi stasera siamo qui a goderci questa vittoria, ma già da domani mattina dobbiamo ricominciare a ripensare alla prossima gara di Lanciano. Riguardando il film della partita di questa sera, cosa l'ha soddisfatta maggiormente? La maturità con cui la squadra oggi ha affrontato questo impegno. Non era facile, al cospetto di una squadra importante, con nomi altosonanti che l'anno scorso hanno fatto la Serie A ma potrebbero farla sia quest'anno che il prossimo anno.
e quindi giocare con questa maturità, con questa personalità è stato un motivo di crescita e questo ci fa enormemente piacere e quindi penso che sia stato il motivo principale di questa grande soddisfazione. Mister, alla vigilia aveva detto la gara col Palermo ci dirà chi siamo, ecco, si è fatto un'idea di quale ruolo può recitare questa squadra in questo campionato? Oggi abbiamo fatto vedere che stiamo lavorando bene, che siamo sulla strada giusta e il fatto di aver dimostrato personalità da questo punto di vista ci conferma che i segnali avuti nelle precedenti partite sono segnali realistici, quindi non dettati dal caso. Allora dobbiamo soltanto continuare sapendo comunque che questo è un gruppo che deve crescere ancora molto e può farlo attraverso soltanto il lavoro. Le vittorie sicuramente ci aiutano a avere, come ho detto in altre occasioni, autostima e quindi a prepararci sempre meglio. Questo Alberti, Enzo, ieri non c'è stata storia pur affrontando una corazzata del campionato? Sì, l'unica cosa, io mi piacerebbe, sentiamo sempre Alberti, però sarebbe giusto dare anche risalto a Zavettieri qualche volta. Oggi non sono stato alla conferenza stampa, però avrei chiesto ad Angelozzi proprio la possibilità di intervistare Zavettieri, perché sì. Questo è un protagonista oscuro, so che la tattica la prepara lui, quindi anche in quel caso sì, ci sono regole ben precise, dunque l'allenatore con cui si deve presentare poi davanti alla, sì, alla stampa. Sì, ma fuori dalla partita, voglio dire, intervistare un dipendente del Bari con l'autorizzazione del Bari credo che si possa e credo che Zavettieri, da quello che mi risulta, sta facendo tanto lavoro per il Bari. Fermo restando che a mio avviso è un Bari che sfrutta, lo dico ancora una volta, la scia della passata stagione e che ha i suoi grandi protagonisti proprio nei grandi protagonisti dello scorso campionato, cioè qui continuano a segnare in assenza di Caputo, sì, i Ceppitelli, Sciaudone, sì, sì. Galano, cioè i protagonisti dello scorso anno. Quindi il grande lavoro, a mio avviso, è stato fatto nelle scorse due stagioni. Quest'anno si sta cercando di migliorare con nuovi innesti, con nuovi acquisti, però a mio avviso il grande lavoro è stato fatto nelle scorse due stagioni in particolare. Non voglio fare per questo per dare dei meriti a Torrente, che pure di meriti ne ha tantissimi, però la base del Bari sì, l'ossatura è quella. Sì, la squadra sì, gioca a memoria. Qui è un po' quello che accadde con Conte Ventura, se ricorderai, no? Quando il Bari venne lasciato da Conte, preso da Ventura, aveva già una struttura, la squadra, aveva già una mentalità, aveva... E credo che sia la stessa cosa per questo Bari. È già un gran merito quello di Alberto Zavettieri dopo un iniziale, a mio avviso, sbandamento, perché il Bari delle prime partite non mi piaceva, soprattutto perché aveva cambiato modulo, troppi interpreti. È tornato a giocare più o meno con il modulo dello scorso, sì, cioè anzi col modulo dello scorso 4-3-3, anno, con sì. Molti interpreti dello scorso anno, manca Caputo, però in compenso abbiamo trovato dei formidabili tiratori dalla media e lunga distanza, perché il Bari sta segnando gol uno più bello dell'altro. Sì, è vero, dopo Galano anche Sciodone ieri ha fatto un Eurogol. Abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? Pronto? Eccoci. Pronto? Sì, ti sentiamo. Vai. Allora, innanzitutto volevo dire buonasera a tutti e due. Ciao. Niente, Enzo, Cristian. Io volevo dire al Mattarese, ma a gennaio ci smantella la squadra? A gennaio ci smantella la squadra? Perché questo è un bel giocatto, ma non vorrei che poi a gennaio si rompesse. Grazie Mattarese. Grazie per il tuo intervento. A questo proposito, sì, Angelozzi ha detto l'obiettivo è sempre quello di fare plusvalenza, nel senso perché è inevitabile per una società in difficoltà economica come il Bari, però ha anche detto a gennaio vedremo, perché se questo Bari sarà magari nelle posizioni di vertice, la società deciderà perlomeno di mantenere l'attuale organico. Sarebbe folle, diciamo, dovesse andare così la squadra, che lo ricordiamo ad oggi sarebbe credo intorno al quarto posto in classifica se non gli togli 3 punti di penalizzazione. Insomma, il Bari deve giocarsi il jolly, perché poi se alla fine ti trovi lì devi giocarti il jolly, perché tu con un jolly è come giocare il mercante in fiera con una carta, e quella carta arriva sempre più in là, devi cercare di vincere. Sì, sì, sì. Perché vero. Il Bari, in quel caso, se sì, dovesse, sì. Non vogliamo neanche pronunciarla la parola, ma se dovesse fare qualcosa di folle in questa stagione, a zero il debito, sì, sarebbe esatto. La cosa proprio clamorosa che entrerebbe nella storia, ecco, però io credo che sia giusto andare con i piedi di piombo, perché così come non dobbiamo fasciarci la testa dopo una sconfitta, adesso non si deve pensare che solo perché abbiamo battuto il Pescara, abbiamo battuto il Palermo, il Bari è una squadra di vertice, questo può anche accadere, però
dopo sei giornate che sono di sì, campionato, sì, ed è una squadra ogni considerazione è prematura. Ora conta l'affiatamento ereditato dalla scorsa stagione, molte squadre si stanno un po' formando in corsa. Ora conta la freschezza atletica, il Bari corre sicuramente più degli sì, avversari, contano sì. mille cose, insomma, quindi andiamo cauti, godiamoci queste vittorie, comunque sono punti, punti che peseranno in classifica per quel che possa essere l'obiettivo finale. Pubblicità tra poco.